Adesso ascolterete una registrazione effettuata presso la medianità di Demofilo Fidani, in cui si parla anche della regressione ipnotica. La guida Carlo si esprime con voce cavernosa in voce diretta. Si chiama voce diretta il fenomeno fisico per cui da punti diversi dell'ambiente, quasi sempre dall'alto, si odono voci che pronunciano frasi molto brevi perché questo fenomeno assorbe una grande quantità di energia. Quando le voci si interrompono, si odono dei colpi con cui le entità richiedono l'energia che poi assumono semplicemente dal parlare dei presenti. Forse il canale di Demofilo Fidani è stato spesso travisato dai partecipanti alle riunioni perché vi si facevano domande che andavano ben oltre le possibilità di risposta di quell'entità. Queste, a parere di chi parla, erano entità del piano astrale che esprimevano un grado di evoluzione limitato e quindi risposte molto fragili. La guida Carlo accenna ad una paginetta riferendosi a ciò che spesso le entità lasciavano scritto su fogli vergini su vari argomenti. Anche questo fenomeno, sul calco di quello chiamato voce diretta, si chiama scrittura diretta. Poi interviene con un linguaggio molto particolare Alessio, un'entità che ha detto di essere albanese e di essere morto ultracentenario. Alessio ha raccontato con rara poesia le modalità della sua morte avvenuta sotto un albero nel suo paese piccolo piccolo. Ancora una nota. I presenti accennano a carezze e a profumi. Ci si sentiva accarezzare dall'entità senza nessun contatto visibile e si avvertivano profumi celestiali. Ad un intervento di Mila, la moglie di Demofilo, che parla di una teoria del marito, risponde lo stesso Demofilo, che è presente in maniera cosciente alla riunione. Da anni, su sua pressante richiesta, le entità avevano permesso che Demofilo abbandonasse la trance di incorporazione e presenziasse alle manifestazioni della sua stessa medianità. Un tal